sociale, e poi sai come oggi servono a portare i tre punti, sono importanti per il morale, per dare anche armonia al gruppo. Sei piaciuto, a parte i gol, sei piaciuto per lo spirito, per l'impegno che ci stai mettendo? È una tua caratteristica? Credo di sì, perché magari ho delle lacune a livello tecnico, eccetera, eccetera, però penso che l'impegno un po' in tutta la mia carriera non sia mai mancato. Poi a volte faccio magari un pochino di fatica a far gol, a volte viene meglio, però quello penso sia il ruolo dell'attaccante che va un pochino ad annate. Ah, vedendo dei tuoi gol così su internet, tu sei un buon colpitore di testa e finora non sei ancora riuscito però a mettere lo zampino in quel modo. Beh no, per ora no, oggi ho preso il palo però, quindi ci sono andato vicino. Chissà se durante l'anno magari capiterà l'occasione di far gol anche di testa. È un obiettivo di gol stagionali? No, sinceramente... Sì, vabbè, ancora presto. Ne è già tre. Sono contento di essere arrivato a tre, anche se c'è tanto da lavorare, anche a livello fisico. Ripeto, oggi sono contento soprattutto per la prestazione della squadra, che è completamente cambiata rispetto alle prime due partite. Siamo in crescita e dobbiamo avere entusiasmo per cercare di, ripeto, di trovare l'armonia giusta che serve per raggiungere i nostri obiettivi. A volte è stato il tuo gol a Castellazzo? Sì, diciamo che prima di quel gol magari eravamo un pochino molli, stavamo forse ancora studiando il campionato, però vabbè, adesso non ci dobbiamo esaltare, perché nel calcio è facile esaltarci, e quindi dobbiamo cercare di lavorare e pensare subito a domenica. Poi questo campionato che è ricco di partite, dobbiamo essere sempre sul pezzo. Grazie. Posso?